Eccoci tornati con voi. Allora, parliamo di reddito di cittadinanza, uno dei temi più dibattuti sicuramente del periodo. In realtà lo è sempre stato, perché ha molto diviso sia la politica che l'opinione pubblica fin dal suo nascere. Adesso il governo Meloni lo vuole modificare, in realtà ha già dato delle indicazioni. 2023 è un anno ponte per alcune modifiche che, ridimensionando il reddito di cittadinanza, permetteranno di risparmiare 734 milioni di euro e poi dal 2024, in teoria ancora però non si sa molto, non ci sarà più il reddito di cittadinanza. Ovviamente il governo ha fatto sapere che intenderà presentare un'altra o altre misure di sostegno per le persone che hanno naturalmente necessità di avere un sussidio. Saluto Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, nonché presidente di AFOL, per la formazione e l'orientamento e il lavoro del territorio metropolitano milanese. Buongiorno, Buongiorno a grazie voi. Maurizio, buongiorno, grazie per essere con noi. Oggi nella doppia veste in realtà, perché parliamo della situazione del lavoro dei giovani, con la tua, insomma, professione di professore, ma anche con la tua, presidenza di AFOL, no? In cui ovviamente avete a che fare con tutte le richieste, anche, che ruotano intorno al reddito di cittadinanza. Allora, intanto ti chiedo cosa pensi delle modifiche che il governo sta cercando di mettere in atto sul reddito, cioè questo ridimensionamento, così come l'ho definito io, per il 2023. Allora, intanto il ridimensionamento in questa fase, così come è stato annunciato, è semplicemente quantitativo, nel senso che c'è un limite di 8 mesi a partire sostanzialmente da gennaio, al termine del quale però non è ancora ben chiaro che cosa succederà, nel senso che sicuramente il governo ha detto che si provvederà a costruire una misura di contrasto alla povertà, ma sarà una misura dalle caratteristiche, diciamo dai termini anche di accesso diversi da quelli attuali. Quello che ha fatto abbastanza notizia è l'idea che in questi 8 mesi si debba portare gli occupabili al lavoro, quindi attraverso corsi di formazione professionale, in teoria queste persone che sono occupabili, poi magari vediamo un attimo che cosa significa Certo, occupabili, dopo ci arriviamo. dovrebbero essere portate al lavoro. In realtà, il termine occupabilità, è declinato nel sistema attuale del reddito di cittadinanza in modo molto vago ed è rimesso sostanzialmente a un algoritmo che viene processato dal sistema informativo gestito dall'INPS, nel quale si applicano le domande per il reddito e che in base a determinati parametri indirizza i beneficiari o verso i servizi sociali o verso i centri per l'impiego. Quelli che Ecco, vengono intanto indirizzati. abbiamo proprio Maurizio messo cosa si intende per occupabili, così restiamo su questo significato, lo stiamo già spiegando con te praticamente. Benissimo. Quindi, occupabili sono quelli che il sistema dice essere pronti a incrociare la domanda, cioè le imprese. Però c'è una differenza radicale fra essere teoricamente occupabili e essere appetibili dal mondo del lavoro e quindi dalle imprese, cioè avere veramente delle chance di essere occupati, perché è chiaro che una persona che magari non ha nessun tipo di disabilità, non ha nessun obbligo di cura verso minori o genitori anziani, quindi diciamo, è sul mercato, ma il mercato non la cerca, non la cerca perché se non ha professionalità, non ha competenze, non ha esperienza pregressa di lavoro, è evidente che le imprese non è che sono obbligate ad assumere, a scegliere Certo, i percettori di reddito di ma quindi cittadinanza, ci scelgono quelli. l'occupabile è, dico banalmente, una persona che può lavorare ma che può non avere nessuna competenza e quindi giustamente tu dici le imprese non lo assumono. Esattamente, Ok. cioè diciamo tutti quelli che non hanno particolari difficoltà sono occupabili, ma l'impresa ha un suo interesse a scegliere persone che abbiano competenze. Da qui l'esigenza di costruire percorsi di formazione professionali. E allora dobbiamo ammettere che se dobbiamo portare le persone
attraverso un corso di formazione professionale ha una condizione di maggior spendibilità nel mercato del lavoro, quella persona all'inizio è solo teoricamente occupabile, ma così com'è non troverà mai lavoro. Okay. Il punto è, in 8 mesi noi riusciamo a portare tutte queste persone a condizioni di essere veramente spendibili sul mercato del lavoro? Beh, anche qui bisogna fare dei distinguo, perché l'occupabilità non è un termine assoluto, c'è chi è più occupabile, c'è chi è meno occupabile e c'è chi è più distante dal mercato del lavoro e c'è chi è invece meno distante dal mercato del lavoro. Quindi, in altre parole, se io non ho mai fatto nulla, se non ho, quindi non sono mai entrato nel mercato regolare del lavoro, non ho competenze da spendere, magari ho una scolarità molto bassa, come le statistiche ci dicono essere generalmente quella della platea dei percettori di reddito di cittadinanza, ho bisogno di un periodo più lungo per la formazione, probabilmente più lungo di 8 mesi, ho bisogno di rafforzare le mie proprio nozioni di base, magari rafforzare anche la lingua italiana, e quindi tutto questo porta a tempi ben più lunghi. La domanda dunque è: ma alla fine di agosto, perché se gli 8 mesi partono da gennaio, certo, arriveremo alla fine di agosto, che cosa ne sarà di queste persone che magari sono ancora impegnate in percorsi di riqualificazione o qualificazione professionale e che però hanno bisogno ancora di completarli? Per ora la risposta ancora non c'è. Ecco, allora, è vero, non c'è ancora la risposta, che in teoria dovrebbe arrivare chiaramente, anche perché adesso ho qualche numero, torniamo anche ai titoli precedenti, a partire dal fatto che 1 su 5 non lo prenderà più, e abbiamo anche già detto chi non lo prenderà. Allora, bisognerà accettare subito la prima offerta di lavoro, peraltro, tra le regole che cambiano, quindi ammesso che arrivi, perché tu dicevi giustamente, non è detto che poi dopo gli 8 mesi in cui si percepisce il reddito, perché non saranno più 18, adesso erano 18, 8 mesi, bisogna accettare subito la prima proposta di lavoro. Anche qui diventa un po' complicato, perché prima addirittura erano 3, poi sono diventate 2. Prima si diceva, per esempio, se la proposta di lavoro che arriva è scomoda perché è troppo lontana da casa, ovviamente una persona può non accettarla. Adesso bisogna accettarla subito, se no si perde anche il sussidio che si prende per 8 mesi. Sono interessati 404.000 nuclei e appunto quindi tante persone, come dici tu. Che fine faranno queste persone? Ma quindi la mia domanda è, so che non è una domanda facilissima, però voi avete gestito ovviamente anche tutte le evoluzioni rispetto al reddito di cittadinanza e alle persone che l'hanno percepito fino a questo momento. Che cosa si poteva fare di diverso? Perché in questo momento da una parte abbiamo la coperta che è molto corta, si risparmiano 734 milioni di euro, il governo comunque ha destinato parte dei fondi della manovra alle emergenze energetiche in primis e in generale alle bollette, soprattutto per le famiglie meno agiate. Ha detto che ci saranno sicuramente altri aiuti oltre a quelli che già ci sono, perché comunque le persone che hanno bisogno, insomma, a livello di aiuti statali li hanno già. Che cosa si poteva fare a tuo parere, Maurizio? Ma io penso che se si vuole ridurre la spesa per il reddito di cittadinanza, la prima cosa che si deve fare è ridurre la base di chi lo percepisce, e cioè ridurre la base dei poveri. Per ridurre la base dei poveri, però attenzione, non è la soluzione. Scusami, ti interrompo solo per una cosa, perché te l'aggancio a quello che stai dicendo. Per esempio, Giorgia Meloni ha detto ci sarà una decontribuzione totale per le imprese che andranno ad assumere i percettori di reddito di cittadinanza, quindi diciamo lo sgravio fiscale di cui si parla molto. Io aggiungo che dovrebbe esserci per tutte le imprese, anche per chi magari può assumere, non solo chi prende il reddito, ma magari non può dare stipendi dignitosi. Ecco, ti ho solo, probabilmente l'avresti detto anche tu, ma insomma, questo per esempio è una prima soluzione che Meloni ha provato a mettere sul tavolo. Non c'è dubbio che bisogna esattamente incentivare il lavoro regolare. E siccome il maggior disincentivo al lavoro regolare è il cuneo fiscale, perché è chiaro che se io avessi condizioni più o meno eque sceglierei sempre il lavoro regolare, ma se il lavoro regolare è carico di fiscalità e di costi che non sono sostenibili, diciamo così, da molte imprese, allora è evidente che
c'è una sorta di spinta verso il lavoro irregolare. Se poi aggiungiamo che nel nostro paese i sistemi di controllo sono molto, molto deboli, abbiamo la situazione che tutti conosciamo. La decontribuzione è sicuramente uno strumento che aiuta in questa direzione. Tra l'altro, noi sappiamo che purtroppo uno dei problemi del reddito di cittadinanza è proprio quello che spinge sostanzialmente le persone ad accettare lavoro nero. Perché? Perché il lavoro nero non fa perdere il diritto, non Eh essendo no. registrato, non fa perdere il diritto al reddito. Quindi cumulano il reddito con i proventi del lavoro nero. E questo è chiaramente una spirale perversa che va interrotta. La decontribuzione sicuramente aiuta in questa prospettiva. C'è però nel nostro paese un tema più generale, che è quello del cuneo fiscale, che appunto, come dicevi giustamente tu, non è relativo esclusivamente ai percettori di reddito di cittadinanza, ma in generale al costo del lavoro delle nostre imprese, e quindi su questo si deve lavorare. È chiaro che in una situazione come quella di questo dicembre, dove 2/3 della legge di bilancio sono destinati a coprire le difficoltà derivanti dai costi energetici, i margini erano veramente riscatti. No, poi oltretutto, allora, io vabbè, mi sono permessa di dire che sicuramente bisogna fare qualcosa perché, allora, al reddito di cittadinanza al meccanismo è mancato un pezzo, quello del reinserimento del lavoro, però è un po' un cane che si morde la coda perché bisogna creare le condizioni, cioè non è lo Stato che deve dare il lavoro, ma deve creare le condizioni. Quindi la prima cosa che occorre chiedere al governo è di pensare a delle politiche di welfare mirate, cosa che a noi mancano. Poi, come dicevi giustamente tu, la parte dei controlli, perché altrimenti non ne usciamo più. Poi in questi giorni si parla tantissimo di controllo dell'evasione fiscale, di polemiche rispetto a tutto il tema dei contanti, del POS. Certo, però insomma, se i controlli mancano da ogni dove, figuriamoci su un meccanismo così complesso come quello del reddito di cittadinanza o come si chiamerà, perché poi poco importa, perché le persone comunque che non possono mangiare devono essere aiutate, ovviamente. Controllare il lavoro nero appunto in primis e poi cos'altro si potrebbe chiedere al governo? Appunto, dicevo, perché il reddito non deve essere a tempo indeterminato, è il lavoro che deve essere a tempo indeterminato, però è qui che manca un pezzo, no, Maurizio? Ecco, queste sono, diciamo, forse le cose principali che in mancanza del reddito così come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, che sicuramente ha avuto delle carenze, devono arrivare queste risposte. Peraltro i giorni scorsi abbiamo visto ancora persone che percepivano il reddito, che erano addirittura in carcere o agli arresti domiciliari, insomma, cose folli, no? Ecco, magari. Sì, evidentemente il sistema fa un po' acqua da tante parti, perché è chiaro che è vero che in termini assoluti queste truffe non sembrano incidere poi sul bilancio complessivo più di tanto, però è evidente che sono anche un pessimo segnale per il sistema e incentivano, diciamo, anche a seguire questi comportamenti truffaldini e soprattutto deprimono poi il mercato del lavoro, perché non dimentichiamoci che se un imprenditore, soprattutto in alcune aree del paese, sa che il suo lavoratore percepisce già il reddito di cittadinanza, beh, ha una leva nei confronti proprio del lavoratore di ricatto sostanzialmente, perché gli dice: va bene, tu se vuoi continuare a percepire il reddito di cittadinanza, non devi pretendere un lavoro regolare, perché altrimenti verresti scoperto e quindi Certo. perderesti il reddito, e non puoi pretendere più di tanto perché sono io, diciamo, che ho i cordoni della borsa e posso decidere quanto darti. E quindi inquina proprio il mercato del lavoro È regolare, fa una vero. concorrenza sleale a quelle imprese che sono invece virtuose e che rispettano la legge. In Quindi è teoria anche il lavoratore che diciamo, un circolo accetta, vizioso. certo, in teoria anche il lavoratore che accetta il lavoro in Certo, nero ma il o anche. lavoratore magari si trova in condizioni di necessità, Appunto, stavo arrivando naturalmente, lì, quindi. è un po' come quando propongono de degli stipendi da fame, in teoria non bisognerebbe accettare proprio per evitare che poi si continui su quella china, però se c'è necessità di aver lavoro è chiaro che piuttosto che non prendere niente.
Ecco, per esempio io però, tu giustamente dicevi i soldi che vengono spesi con le truffe del reddito, sì, sicuramente non vanno a incidere perché parliamo di bilancio statale, però io mi sono appuntata, 95 persone che percepivano il reddito senza invece reale bisogno di prenderlo, che erano peraltro questi in carcere, eccetera, 564.724 euro è quello che ha speso lo Stato per queste persone, altri 23 furbetti 230.000 euro. Allora, è vero che questo non va probabilmente a incidere tantissimo, enormemente, ma sono soldi che si tolgono ad altre persone che invece hanno bisogno realmente del reddito. E poi, come dicevi tu, oltre a inquinare il mondo del lavoro, la situazione che hai descritto, questa inquina l'opinione che si ha, no, di uno strumento che invece, se messo a punto come si deve, può davvero aiutare l'Italia e chi ha bisogno. Ecco, questo è un po' il punto. Però capiamo bene che ci sono dei buchi enormi da coprire. Assolutamente, cioè questo è far funzionare appunto, il reddito senza consentire operazioni fraudolente sulla pelle appunto di chi ha già pochissimo, perché ogni euro che viene sottratto fraudolentemente è un euro che non va a chi ne avrebbe bisogno. Ricordiamoci che il reddito di cittadinanza in realtà non copre meno della metà dei poveri reali del nostro paese. Perché? Perché è evidente che non ci sono le risorse per tutti ed è chiaro che se queste risorse vengono drenate da truffatori, da situazioni di illegalità, i poveri che resteranno fuori saranno sempre di più. Quindi da questo punto di vista io credo che si debba essere assolutamente rigorosi, bisogna ricostruire anche la macchina dei controlli, anche la macchina delle assegnazioni, perché Certo. ricordiamo, il reddito viene elargito sulla base di una autodichiarazione. Ora, noi sappiamo che le autodichiarazioni a certe condizioni hanno un valore legale, però fino a prova contraria. Devono Bisogna essere che si scoperte, cioè bisogna che se si sono vada a fare false. la verifica immediata. E oggi con i sistemi informativi si può fare una verifica più puntuale sulla situazione patrimoniale delle persone. E qui forse non è stata studiata accuratamente questa Evidentemente parte, e no. questa parte invece va assolutamente. Evidentemente no. E no, perché infatti quando noi firmiamo qualcosa è ovvio che siamo legalmente perseguibili. Il problema è che c'è chi ci prova lo stesso, no? Siamo tutti diversi e Certo, quindi se non si fanno. poi magari lo scopri dopo 3 anni, ma dopo 3 anni questo si è, o magari addirittura è da un'altra parte, Ma non è certo, più in ma Italia, certo, cioè. ma certo. Allora, bene, ci torneremo su questo sicuramente quando avremo ulteriori elementi a disposizione. Io ringrazio Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro all'Università Bocconi e presidente AFOL. Grazie Grazie a davvero. voi e buona giornata. Buona giornata, buona giornata. E a proposito di formazione, tra poco parliamo proprio di formazione con un altro ospite che insomma, ha condotto una ricerca su, anche diciamo così genericamente, poi entreremo nel dettaglio, su come è cambiato il mondo del lavoro a proposito di management dalla pandemia e poi con la crisi di oggi. Insomma, faremo un po' il punto.